non farmi perdere tempo, che devo cominciare a studiare questa benedetta anatomia. Che, cioè, voglio dire, già non è poca, quindi sarà meglio cominciare. E tu da dove sbuchi, scusa? E voi da dove arrivate, scusate? Ma chi vi ha chiamato? Oh, basta, ma che cazzo? Ma che... Oh, è vero, anche gli appunti. Questo è il disordine e la confusione che regnano nelle vostre teste mentre studiate anatomia. Lo so molto bene perché era la stessa cosa che succedeva a me, ma oggi in questo video voglio dirvi le 6 cose da sapere che nessuno vi dice per poter sopravvivere ad anatomia. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video. Cominciamo! Bene, ho fatto ordine qui sul tavolo, adesso procediamo a fare ordine anche con le idee. Partiamo dal fatto che anatomia è un esame enorme, è stato un muro e cruccio per generazioni di studenti, anzi è stato ed è muro e cruccio per gli studenti. Ci sono tantissimi miti e leggende che accompagnano questo esame: non si ha più vita sociale, è l'esame più difficile di medicina, non si può passare, è insormontabile. Anatomia è il primo grosso esame del curriculum di medicina. Siete probabilmente appena sopravvissuti a biochimica e zac, eccola lì. Anatomia ha quasi un'aura da rito iniziatico. È assolutamente comprensibile che, almeno all'inizio, sia particolarmente difficile ingranare e dare un ritmo allo studio. Perché vi dico questo? In tantissimi casi non ci si conosce ancora, non si ha ancora acquisito un metodo di studio che sia a prova di questo esame. Non si sa cosa funziona, cosa non funziona o come si funziona. Ho provato a fare di tutto: disegnare, fare mappe concettuali, diagrammi, fare riassunti, sbobine, tutto, cioè ho veramente provato a fare di tutto. Infatti ora vi voglio raccontare brevemente del mio esame di anatomia perché ci sono degli spunti interessanti. Il mio esame di anatomia innanzitutto non si chiamava anatomia ma human body, o per gli amici HB. Come sapete sono entrato nel primo corso di medicina in inglese a Milano Statale, quindi era tutto, ma veramente tutto, sperimentale. Adesso voi immaginatevi un esame già di per sé ansiogeno, pesante, difficile, messo in un contesto di incertezza di un corso sperimentale, insomma di un corso che eravamo i primi ad affrontare. L'esame di anatomia comprendeva in realtà anatomia, ma tutta anatomia, cioè neuroanatomia, osteo, splancno, tutto di anatomia, proprio tutto il piatto completo, più anatomia microscopica / istologia ed embriologia. Il tutto era un esame annuale di 22 crediti. Questo esame aveva una parte scritta, una parte orale e una parte al microscopio di riconoscimento di vetrini. La parte scritta era uno scritto a crocette, vero o falso. In realtà erano due scritti, uno che copriva la parte del primo semestre e uno che copriva la parte del secondo semestre. Questi scritti, vero o falso, erano però un pochino cervellotici, nel senso che la domanda 1 aveva 5 sottodomande, vero o falso, quindi c'era l'affermazione del tipo: il cuore 1 ha 4 camere, sto semplificando, non erano certamente così semplici quiz, ha 4 camere, 2 si trova nel mediastino, 3 è circondato da una membrana che si chiama peritoneo, 4 eccetera eccetera eccetera. Ma c'era un piccolo inghippo: sbagliare una delle 5 sottodomande sostanzialmente ti annullava il blocco. Cioè c'erano, non mi ricordo più, penso 20 blocchi di domande di questo tipo, quindi 20 per 5 sottodomande, 100 domande vero o falso, e c'era una formula che metteva in correlazione il numero di risposte corrette al numero di blocchi. Uno avrebbe potuto fare anche pochissimi errori, ma distribuiti in tanti blocchi, e questo con questa formula non permetteva il passaggio, perché lo scritto non ti dava un voto, ma ti dava soltanto una idoneità ad andare, diciamo, allo step successivo per poi arrivare allo step finale, che era l'esame orale. Cioè, tra l'altro, non potete capire, raccontandovi queste cose e preparare questo video, mi sta ritornando, sto parzialmente rivivendo quei giorni, un'ansia terribile. E la cosa più divertente è che io in realtà questo video lo sto cercando di fare per togliere l'ansia a voi, quindi vabbè, niente. Guardate fino alla fine questo video che poi vedrete che facciamo ordine. Quindi, 2 scritti a crocette, riconoscimento dei vetrini e poi alla fine
maxi orale con le tre prof del corso sul programma di tutto l'anno di queste materie, quindi di tutta anatomia, neuro, apparato locomotore, tutta la parte di neuroanatomia, tutta la parte di istologia, cioè aiuto. Esame e metodo di una difficoltà, cioè oltre, una difficoltà illegale, tanto è vero che l'esame così l'abbiamo fatto solo noi e poi un po' modificato quelli dell'anno dopo, poi progressivamente questo metodo è stato abbandonato, è stato spezzato in varie parti. Se questo vi sembra particolarmente pesante, vi tralascio la descrizione dell'esame di fisiologia, 29 crediti annuale, che prossimo video, questa volta basta questo, cioè basta. Il voto finale era dato dall'esame orale, quindi dalla media dei tre voti presi con ogni singolo professore, cioè con la professoressa che ti chiedeva l'anatomia macroscopica e la neuroanatomia, con la prof di osteo, splagno, eccetera, e la prof di istologia, insomma. Tre prof, tre voti, media dei tre voti, voto finale. Tutta questa storia ve l'ho raccontata perché ci dà gli spunti per parlare delle sei cose che dovete sapere prima di cominciare a studiare per l'esame di anatomia. 1. Ci vuole tempo per adattare il proprio studio e se stessi a questo esame. Deve proprio cambiarti la testa. Passi dallo studiare chimica, fisica, storia della medicina a studiare anatomia umana. Che diciamocelo subito, non è difficile, è semplicemente tanta, cioè è proprio tanta tanta roba. Potrei fare l'esempio con le matriosche o un gioco di scatole cinesi, cioè tu parti dal macro, poi puoi andare sempre più in profondità, sempre più nel piccolo, nel dettaglio. Rischi veramente di perderti, perdere magari il quadro generale, continuare ad approfondire un argomento sostanzialmente all'infinito. Quindi devi imparare innanzitutto come impari, come memorizzi, come richiami alla memoria informazioni che hai letto tanto tempo prima. Insomma, devi conoscere te stesso innanzitutto. Prima di conoscere la materia, devi acquisire un metodo di studio adatto a questo esame. Mi chiederete: ma qual è questo metodo di studio per anatomia? Avete ragione, ottima domanda. È un argomento enorme ed estremamente complesso e lo tratterò principalmente nella seconda parte di questo video, insieme a suggerimenti su testi, materiali e metodi per semplificare e rendere più veloce il vostro studio. Numero 2. Scremare le informazioni. Allora, devi fare un atto di consapevolezza zen e discriminare ciò che è importante da ciò che non lo è. Per alcuni esami si può usare la forza, tra virgolette, nel senso che si dice: non capisco tutto, mi fa schifo tutto, non importa, vado di testa, più o meno a memoria, assorbo tutto, faccio una specie di studio bulimico, cioè mando giù tutto e poi restituisco le informazioni. Ritengo questo metodo sbagliato e assolutamente poco efficace ai fini di ricordarsi le cose sul lungo periodo in modo tale che ti siano utili. Però in certi casi circostanziati potrebbe servirvi. Ma comunque, per anatomia non correte il rischio, perché un approccio di questo tipo è praticamente impossibile. Anzi, non dovete proprio farlo, cioè questo approccio di forza con anatomia, cercare di pam pam mandare giù tutto. Rischiate concretamente di rimanere schiacciati, perché la mole delle informazioni è così grande che vi soverchia. Scremate e date priorità. Numero 3. L'anatomia è una, i professori e i metodi di esame sono tanti. Questa è un'altra delle cose che possiamo imparare dal racconto che vi ho fatto sopra. Verosimilmente il vostro esame sarà estremamente diverso da quello che vi ho raccontato. Vuol dire che non c'è una ricetta precostituita su quello che bisogna sapere, le cose che sono importanti a livello assoluto, ma che tutto dipende ed è rapportato a ciò che vi chiede il docente, quindi quali sono le cose più importanti per lui o per lei, e il metodo di esame. Di per sé la materia è praticamente infinita. Si potrebbe passare un mese solo sui muscoli dell'avambraccio. Anzi, sfido studenti che hanno dato l'esame di anatomia anche 10 secondi fa a scrivermi nei commenti 10 muscoli dell'avambraccio con vascolarizzazione e innervazione. Lo so che non li ricordate, vi vedo, lo so, non barate. Questo non è uno sprone a saltare a pie pari pezzi di anatomia, anche se sappiamo che oggettivamente la conoscenza dell'anatomia dell'arto superiore arriva sì e no fino al gomito, poi forse ci sono i filari dei...
Poi forse ci sono i filari delle ossa del carpo e poi qualcosina lì avanti, però il concetto è che bisogna focalizzarsi su ciò che per il docente è importante. È inutile sapere in maniera perfetta tutte le derivazioni del mesoderma e poi sapere in maniera raffazzonata, per esempio, il cuore, sapendo che il prof o la prof ne ha parlato in 5 lezioni, 2 seminari, sapendo che durante le spiegazioni diceva: allora, sapete che il ginocchio è formato da questo e questo e questo, e infatti, a proposito, il cuore, attenzione a quello che vi viene detto a lezione, mettetevi sulla stessa lunghezza d'onda del professore. Quindi evitate di fare voli pindarici neuronali e concentratevi su quelle cose, su quegli argomenti che vi permettono di passare l'esame. Se il vostro amico dell'università della porta accanto vi fa venire l'ansia perché vi dice che, attenzione, è assolutamente fondamentale sapere il tale argomento, non fatevi spaventare, cioè voi avete il vostro prof, avete il vostro programma, dovete fare certe cose. Come vi dicevo prima, non c'è la ricetta assoluta dell'anatomia. A questo si collega il concetto di preparare l'esame in maniera coerente con la modalità. L'esame, per esempio, è a crocette, preparati facendo dei quiz. Se invece è un orale, preparati magari allenandoti con un tuo compagno di corso a rispondere a delle domande aperte. Adatta la tua preparazione all'esame. A volte l'anatomia viene affrontata, proprio aggredita, dimenticandosi poi come sarà l'esame. Il risultato che ne deriva è che magari in certi casi si hanno delle conoscenze anche piuttosto approfondite, ma non si è preparati al metodo d'esame, non alla materia in sé. Quindi, per esempio, tu hai studiato tutto a menadito, ma non ti sei allenato a fare un discorso, oppure le tue informazioni sono precise, approfondite, ma parcellari, quindi non hanno un quadro di insieme. Perciò, se il tuo esame è un orale, ma tu sai in maniera puntiforme gli argomenti e il professore ti fa una domanda aperta, tu rimani completamente spiazzato, perché magari del cuore tu hai in mente valvole, atrio, ventricolo, vasi, eccetera eccetera, però se ti fa la domanda aperta del tipo parlami del cuore, e tu cominci e non sei fluido e dai anche un'idea di, tra virgolette, relativa impreparazione di qualcuno che deve pensare, non ha ben chiaro tutto. Viceversa, se hai un esame a crocette, tu hai studiato facendo grandi discorsi, avendo sì più o meno chiaro, però magari nel dettaglio no. Ecco, nell'orale magari il dettaglio, a meno che non ti venga chiesto, tu puoi gestirtelo. Mentre nello scritto a crocette, se sai che va molto nello specifico, se ti vengono chiesti molto i dettagli, devi avere quelle cose ben chiare, in maniera focalizzata, pronte a essere richiamate alla mente, quindi richiede uno studio diverso. Oltretutto, la variabilità del metodo influenza non poco la performance. Non fatevi spaventare da chi vi dice che è impossibile. Questa è solo una leggenda ed è verosimilmente legata anche al fatto che, se a me piace fare gli esami orali e il mio esame di anatomia è a crocette, per forza lo troverò più difficile e dirò che è un esame impossibile, perché già è tanto. In più, se mi vado a scontrare con una modalità che non mi è congeniale, mi risulterà ancora più difficile. Perciò basta che voi vi prepariate col metodo più corretto per affrontare una determinata modalità di esame e gran parte della difficoltà dell'esame in sé si riduce. Ovviamente non vi sto dicendo che basta avere il metodo corretto e anatomia basta, è già un ricordo del passato, però è un'arma che vi può aiutare a studiare in maniera più serena e affrontare l'esame in maniera più tranquilla e meno ansiogena. Punto numero 4, capire per ricordare. Anatomia è sì da studiare, ma soprattutto è da capire, perché se tu capisci anatomia, la memorizzi con la memoria a lungo termine e quindi ti è molto d'aiuto per tanti esami successivi. È molto più veloce e, sottolineo, più veloce da studiare, da memorizzare così. Ora, ossa, muscoli, vasi, eccetera, possono sì essere imparati tipo elenco telefonico, ma se il prof è bravo e soprattutto se ha conoscenze di clinica, può fornirti delle chiavi di lettura che semplificano lo studio e ti permettono di capire perché una certa cosa è fatta in un certo modo, e questo ti aiuta, ti facilita la memorizzazione e l'utilizzo successivo delle informazioni. Può fare dei richiami a delle patologie per far sì che quello che viene spiegato acquisisca un senso prospettico. Spiegando l'embriologia del cuore si possono fare tantissimi riferimenti alle malformazioni cardiache sia nel neonato che nell'adulto, altrimenti diventa una cosa del tipo: c'è un tubo che si piega, che si fonde il giorno X, all'ora X, eccetera eccetera.
palla. Cioè, se la lezione è leggo le slide e ti dico solo delle 200 cose che ci sono scritte, le cose che chiedo all'esame, oppure proprio leggo questo è, cioè diventa veramente una cosa, un tormento senza fine. Addirittura, per come è spiegata da alcuni, sembra che anatomia non abbia nessun riscontro pratico, come se l'apparato locomotore fosse un'astrazione della fisica quantistica, cioè una cosa messa lì così da imparare, da sapere, punto. Questo purtroppo è una variabile indipendente dagli studenti, ma dipende strettamente dal docente. Perciò ci vuole tempo per imparare a fare quel processo mentale di astrazione, quel processo di mettere insieme le varie informazioni, cioè una cosa che sembra slegata poi al modello reale. Insomma, occorre tempo, è una cosa normale ed è uno dei motivi per cui anatomia sembra così lunga, cioè ci vuole tempo per entrare nel meccanismo, tempo per imparare a vederla. Punto numero 5, il linguaggio tecnico. Bisogna imparare termini specifici che non si sono mai sentiti né utilizzati prima. Ci sono frasi che sono piene di termini tecnici e che quindi vanno rilette più e più volte. Non si è lenti se devi leggere due o tre volte la stessa frase perché magari ci sono dei termini che ti sfuggono. È normale, non li hai mai sentiti, non ne hai familiarità, ci vuole tempo per acquisire, per far sì che diventino i tuoi amici. Tra l'altro ho un libro di anatomia che è particolarmente conciso ed è intonso, è lì proprio come se non l'avessi mai toccato, perché avevo cominciato a sottolineare i termini tecnici e le parole chiave importanti, ho dovuto smettere perché dovevo sottolineare sostanzialmente una parola ogni due, quindi non aveva nessun senso, perciò è lì per dirvi che i termini tecnici sono veramente tanti e uno deve farci l'abitudine e deve farseli amici. Numero 6, non puoi fare la secchiata. O studi, impili pezzettino dopo pezzettino come per i Lego, oppure fare la secchiata, cioè cercare di fare tutto l'ultima notte, è impossibile. Su questo ammetto di avere il bias che non sono mai riuscito a fare la secchiata su niente, cioè io come mio metodo, come mio approccio, ho sempre bisogno di partire con calma, guardare le cose, leggere, analizzarle, sviscerarle, eccetera eccetera. Quindi su questo non sono forse la persona più adatta per dire quale esame puoi farlo con una secchiata, quale no. Però su questo mi sento di sbilanciarmi e dire che la secchiata no. Anche perché vi dico, per questo esame non ho veramente mai incontrato nessuno che abbia fatto la secchiata, memoria a breve termine e andiamo a comandare. Arriverà il giorno degli esami preparati al volo, ma non è questo il giorno. Il materiale è tanto, ci vuole fisiologicamente il tempo per digerire e assimilare le informazioni. Bene, ora che abbiamo visto insieme queste informazioni propedeutiche allo studio di anatomia, possiamo buttare via tutto, eliminare e No. Povere stelle. Con tutta la fatica che sono costata. Finita questa prima parte, ci aspetta che cosa? Cos'è che dovremmo fare? Iniziare a studiare. Come studiare? Da che libri? Quali sono i metodi migliori? Tutto questo lo vediamo nella seconda parte di questo video. Ci vediamo lì. Ciao!